Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano. Quest'oggi, come potrete vedere, investiremo un po' di gente su Watch Dogs. E, se vi ricordavate, nella missione scorsa avevamo cercato delle informazioni su dove poter trovare Irak. Ci serve accesso a lui perché porta con sé un identificativo per entrare nella sua sala server che è altrimenti chiusa. Le informazioni ci hanno portato a minacciare Bedbug per darci quelle informazioni, per ricevere quelle informazioni, e lui ci ha informato di un'asta. Quello che noi dobbiamo fare per arrivare però a quell'asta è, per prima cosa, trovare e avere un invito. E noi è per questo che siamo qui, per iniziare la missione, per recuperare un invito che di sicuro non ci manda a noi. Pollicino si chiama la missione. Conosco bene Damien e mi sta manipolando. L'hai già detto che ti sta manipolando. I suoi piani sono altri. Ok, mi serve quella valigetta. Allora, c'è la valigetta che ha i nomi con gli invitati, in pratica, che devo recuperare. Ok. Scusate un attimo. Il capo vuole che vi spieghi quanto è importante. Non trasportate solo la valigetta. Trasportate il futuro della nostra... Ah, qui devo... Investigazioni, indiscrezioni, tendenze. Tutto ciò che garantisce qui la fedeltà degli ospiti, chiaro? Quindi fate finta che sia piena di lingotti d'oro del cazzo, capito? Quindi qui quello che devo fare è questo qui, seguirlo senza farmi beccare, ok. Lasciami stare. Sul serio? E seguire tutti i passaggi della valigia, in pratica. Riesci a vederla? Sì, si muove. Aspetta. Non ci credo. Che? Gli uomini di Quinn stanno facendo un numero vecchia scuola. Scambio di valigette, ma dai. Funziona davvero? Non l'ho mai visto prima d'ora. Che vogliono fare? Ingannare il CTOS? Non lo so cosa vogliono fare. Chiunque guardi un monitor vedrà ogni scambio. Confondono il software di rilevamento. Interessante. Noi continuiamo a seguire lo stesso. No, ho sbagliato tasto. Tanto sulla mappa abbiamo il punto di... delle persone che ci dovremmo che ci sono nemiche e quindi non devono individuarci. Ok, ora prema questo pulsante. Bene, siete pronti? Dai, forza! Dai, ora la scatto! No, voglio scattarla io! Sì! Oh, mi sa che non è riuscita. Oh, ragazzi, mi dispiace davvero. È una macchina nuova, non so ancora usarla bene. Quella che si lamenta perché la macchina, questi qui che vanno a fare i loro scambi tranquilli tranquilli davanti ai nostri occhi. E poi trasporto per nave. E ora come lo recuperiamo il trasporto per nave qui? Gente su una barca diretta a Mosca. Ha una moto, la seguo. Forse scopre dove va. È vero che c'era la moto qui. Secondo me sarà un viaggio breve. Faranno subito un altro scambio. Ok. Sempre senza farci beccare. C'è un porticciolo. Completo dal Lucky Queen nel 1967. È quello, sicuro. Insomma, l'ha comprato ieri il porticciolo. Chissà che diamine di roba ci ha fatto tutto questo tempo. Oh! Stavo per cadere dalla moto. Dov'è la barca? Lì. Stavo a perdere troppo tempo in giro. Ups! Ops, ho ammazzato qualcuno. No, è lì la barca, non la sto perdendo. Che altro dovrebbero smetterla di guardare a noi, quelli in quella barca.
E poi se ci ha già detto che dov'è che la vuole portare, perché la dovremmo continuare a seguire, ragazzi? Ora gira per di qui. Ops. Altra moto di riserva c'era lì a terra. E questo è il porticciolo. O questa è solo una tappa? Non capisco. No, e questo è il porticciolo, bene. Trova la valigia senza farti vedere, bello. Sembra facile. Allora, noi dobbiamo andare in quel porticciolo lì praticamente, giusto? Senza farci beccare. Il modo migliore per arrivare al porticciolo è con una barca, no? Ops, non cadere in mare come un pirla, Aidan. Ruba sta barca, vorrei capire se lì in qualche modo. Il ponticello lo spostiamo. E quello che voglio capire è esatto questo. Questa porta qui la possiamo aprire per infiltrarci. Bene. Allora, noi abbiamo un'arma stupenda per queste situazioni, che si chiama... Non ce l'abbiamo. Ah no, eccolo qua, scansione, ma ci mancano le chiavi, ok. Ovviamente qui niente chiavi, non abbiamo la scansione CTS per vedere meglio com'è la situazione. Allora, da dove posso uscire da qui dentro? Qui però c'è qualcuno. Qui c'è una porticina ma piena di gente. Oh, mi ha fatto un po' una piccola cacchiata perché non ho attivato il bullet time per fare headshot ed headshot. Intanto continuiamo a eliminare piano piano senza farci beccare dagli altri che sono davanti. Un'esplosione per esempio è un grave guaio, perché se ci facciamo sentire da quelli che portavano la valigetta sono cacchi. Come vedete noi piano piano la possiamo recuperare. Tanto è qui. Ora facciamo un bel screenshot alla valigetta. La richiudiamo. Fuggi dal porticciolo. Vedo la lista degli invitati. Ovunque sia l'asta, il club non correrà rischi. La sicurezza sarà tanta. Ok, cerchiamo un'identità che puoi usare. Uno sconosciuto. Qualcuno di un altro paese che non possano riconoscere. Ok. Per andarmene però io volevo fare un po' di casino. Ah, complimenti. Mancherà qualcuno? In che senso? Clara, se gli rubo l'identità non posso permettere che mi bruci la copertura. Non posso permettere. No, non credo. Mia sorella è sparita, Clara. Quindi farò tutto il necessario. Senti, se per te è troppo puoi tirarti indietro. Lo capirei. No, va bene. Bene. Grazie, Clara. È quello giusto.
Grazie, Clara. Ottimo. E ora andiamo a recuperare appunto l'auto di questo tipo assieme a lui, possibilmente. Se riusciamo a vedere dov'è. Vediamo dov'è. Qui, allora ci trasportiamo al nascondiglio più vicino. E poi da qui è un viaggio abbastanza breve. Salve, sono Aiden, lo zio di Jax. Volevo solo sapere se... Ah, chiamiamola dottoressa. Come sta Nikki? Non ho sue notizie da un po'. Sta sistemando alcune cose. Le serve solo un po' di tempo. A Jackson manca da morire. Almeno potrebbe telefonargli. È sempre agitato. Ah, non può. E qui non è felice. Capisco. Riferirò. Se ha dei problemi con Jax, di qualsiasi tipo, se sparisce, oppure... Insomma, mi chiami subito. Lo farò. Lei si prenda cura di sua sorella. Sì. Ci conti. Allora. Ovviamente noi per prenderci cura di nostra sorella dobbiamo andarla appunto a recuperare. Io ho trovato una macchina. Tanto non importa a nessuno se rubo macchine in giro. Fino a quando che non lo faccio distruggendo vetri e vetrini e facendo un po' di chiasso. Ma questo è lo stesso posto dove ero prima, me sa. Ok, allora. La missione sta per di qui. Io prendo l'unico gruppo di alberi che esiste sulla strada. Uno scuro... Scrutare. Questa è la missione odierna. Un oscuro scrutare. Odierna è già la seconda. Scorto sempre che Clara non è abituata. Se non sto attento la spaventerò. Crispin è il mio biglietto per l'asta. È l'unica occasione per avvicinarmi a Irak. Deve sparire. E andiamo a farlo sparire. Allora, primo nodo da hackerare. Lì sicuramente ce ne saranno altri, perché non è mai uno solo il nodo da hackerare. Lì possono vedermi. Meglio fare piano. E io comunque corso come un bravo corritore. Allora, qui cosa devo fare io? Sbloccare intanto questi. Puoi far così? No. Che ho sbagliato. Questo. No! Di già? Ah, ma ho pochissimo tempo in pratica, mi stanno dicendo. Perché ovviamente questo qui non lo posso toccare io. Per un secondo e sette, dai. Esotica e veloce. E il signor Quinn non sapeva di quale colore, così può prendere quella che vuole. Ma a lui non piace quel tipo di macchina. Mi piacciono più questo tipo di macchine, quelle più antiche. Quella lì, ok? Fammela trovare qua. Bene. Sappiamo qual è la macchina che ci serve. Adesso il cellulare. Non deve sfuggirmi. Sì, ho sentito parlare. C'è gente malata. Ah, quindi cos'è che devo fare? Neutralizzarlo, quindi senza ammazzarlo. Ed è qui dentro. Io qui dentro ovviamente dall'esterno non ci posso entrare. Qui non ci puoi venire. Qui non ci puoi venire. Mamma! Al lavoro, tenetemelo lontano. Merda. Allora, cerchiamo di... ho sbagliato.
Ok, non era proprio così che volevo fare. Diciamo che è riuscito a sfuggirmi. Me lo sono fatto sfuggire come un pirla. Quindi ora noi torniamo dentro. Il nostro obiettivo, ricordiamo che per prima cosa... Questa zona è... vietata. Niente, no, 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 niente, niente. Lui non lo riusciamo a prendere così velocemente. A questo punto, che possiamo fare per evitare che fugga troppo facilmente? Devi avere l'agenda sul cellulare. Non deve sfuggirmi. Considerando dove va la macchina, io sinceramente un qualcosina qui, tipo un di prossimità. Oh, se la macchina è qui, io glielo piazzo qui. Mi sto qui, che così ho tante macchine sull'esterno che prima effettivamente non le avevo notate per niente. Al lavoro, tenetemelo lontano. Bello. Come il... Oh, 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 qui stanno per fare una brutta cosa. Dov'è il jump bomb? Ah, niente, ormai l'ho perso. Oh, ok. Allora, direi... Noi ci prendiamo il diario, lo ammazziamo, prendiamo il diario e scappiamo. Semplice, semplice. Ci mettiamo il jump bomb qui. Vabbè, non ce l'ho. Ah, perché ce l'ho sotto, sono un pirla. Ok, ied di prossimità. L'avevo messo un po' male. Crispin! Abbiamo bisogno di aiuto! Ma io voglio far scoppiare quello! Perché non salto? Ma... Non scappa. Effettivamente noi perché abbiamo cercato di prenderlo vivo come se dovessimo prenderlo appunto vivo? Quando effettivamente abbiamo detto chiaramente che dovevamo ammazzarlo. Ok, questo l'abbiamo eliminato. Bene, quindi abbiamo qualche informazione in più su dove andare. Quello perché ha perso la granata da mano? Me la stavo lanciando addosso? Ok, ce ne manca uno. Dov'è? Deve essere qui dentro. Per l'appunto, minaccia eliminata. E poi guardate qui quante macchine che c'hanno. Crispin stesse andando a prendere un certo Poppy Special. Un club chiamato Infinite Night. Non ho registrato. Vedo che è menzionato in alcune discussioni. Ah, è un club per gentiluomini feticisti. È messa male quell'auto. Quindi il Poppy Special è una donna. Combacia con il profilo di Crispin. Dubito che Poppy sarebbe sopravvissuta all'incontro. Ma che tipo di essere? Credo che la risposta la conosciamo entrambi. Ora vado a Poppy. L'invito di Crispin è lì. Andiamo allora al club a prendere st'invito. Quanto è distante? Un chilometro e passa. Due, quasi due chilometri. Bene. Prendiamo una moto che è anche più veloce per me. Che mi piace di più.
Ho notato sinceramente che in curva le moto, quando si usa la concentrazione, tendono a essere gestite molto meglio. Non sballonzolano troppo come fanno altrimenti. Quindi noi torniamo per strada, tagliamo un pochino. Ops! Guardate qui com'è messa bene la moto, sembra proprio dal meccanico. Ora, come l'hai girata in maniera stramba però, amico mio? Ok, 600 metri alla Crispy Special. Non so perché il GPS ci consigliava di girare, ma vabbè, noi ormai siamo andati dritti per dritto, andiamo dritti per dritto fino a lì. Beh, forse perché il GPS... Oh! Porca la miseria. Stavo dicendo forse perché il GPS non ci fa tagliare per i campi. Ah, la moto è ridotta un po' male. Sentite anche il rumore strano che fa? Tanto siamo arrivati, dai. Ops. Ok, ok, lasciamo stare la moto che è meglio. Tanto siamo a 50 metri dall'uomo. Facciamo partire un blackout giusto per lo sfizio di far partire blackout. Ecco, è tutto in linea. Rimani lucido e parla il meno possibile. Se Crispin è pazzo come dicono, attirerò l'attenzione di tutti. Trova l'invito dall'asta e alla fine si è scoperto che rubava nelle case. Ok, quindi abbiamo da entrare qui, fare i nostri comodi, prendere l'invito e andarcene. E entra velocemente adesso. Il Poppy Special. Bene, signor Crispin. Un piatto preparato appositamente per lei. Il Poppy Special. Custodiamo noi le armi. Solo una pistola? Io ho un arsenale con me. Signor Crispin, per di qua, prego. Cioè, io ho l'arsenale, non ho solo la pistola, ragazzi. E le guardie assegnate a lei, signore? Erano lente. Erano lente. Guarda qui che tipo di posto che è. Gente che legge il giornale. Grazie per avermi dato del pervertito. Ah, pure cannibale. Il signor Quinn vuole assicurarsi che lei sia a suo agio, per questo le invia un duo speciale. Spera che lo troverà di suo gusto. Probabilmente letteralmente, visto che si dice che è un cannibale. Tu sei il mio dono speciale, vero? Come ti chiami? Poppy? Con un'arma in mano. Cosa fai alle donne? No, non è... È tutto ok. L'ho finito. Una donna nuda che cerca di combattere Aidan, pensando che è proprio una... È tutto a posto? Interrompimi ancora, e sei il prossimo. Voglio farti del male. Vieni, vieni con me. Posso aiutarti. No. Mi troveranno. Come? Dicevano che eri un mostro. Non sei Crispin, vero? Mi chiamo Pierce. Disturbami ancora se è il prossimo. Abbiamo preso il nostro invito. Le mie armi. Il mio arsenale. Disturbami ancora se è il prossimo. La pistola. E l'arsenale. Speriamo di rivederla presto. Io avevo un arsenale, non solo una pistola, ragazzo mio, però.
Fammi un favore. Devo portare Poppy fuori da qui. Chiama l'Infinite Lentitude che sei l'assistente di Crispin. E digli che insisto perché mi consegnino Poppy all'asta. Sì, ok. Ci sarà. Ci passo io. Forse Crispin doveva morire, così possiamo salvare la ragazza. Ha senso, no? Non so se le cose siano davvero collegate, ma dobbiamo partire. Tanto moriva per mano mia o moriva per la mano della ragazza. Allora, prossima missione. Non è ancora comparsa. Va bene, aspettiamo la chiamata. Nuovo veicolo disponibile. Ma non è quella lì la nostra prossima missione. A questo punto infiltriamoci all'asta. Visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31. Credo di aver distrutto un banco, ma... Allora, prossima missione. Io vado però di trasporto rapido. Vado di trasporto rapido, però mi voglio portare lo stesso presso la macchina. Perché non è brutta, a parte per il colore. Auto a richiesta. Dovrebbe essere nelle auto sportive. Sì, eccola qui, la Luciano. Tutto pronto, divertiti. La raggiungiamo con il chopper che abbiamo qui davanti, che non so chi è che ce lo piazza sempre. E poi prendiamo questa bellissima Luciano e ci portiamo qui. Ok, come esco da qui? Ho trovato un'uscita, mi sa. Un po' nascosta, ma ho trovato un'uscita. Sì, non sono un bravo guidatore, lo so. Ecco qua. Abbiamo trovato la nostra uscita. Apriamo il cancello e freghiamocene di ogni regola stradale. A parte quella di Ponti, sia chiaro. Perché se entro dall'altra parte rischio solo di bloccarmi, come mi è già successo più di una volta. Ops, ho distrutto mezza macchina per la mia spericolatezza. Speravo di prendere una scorciatoia, ma niente. Ok. Oh, oh. Sarà serrata e presto si saprà quello che ho fatto al concessionario. Trovo i rack, scansiono la targhetta e me la svegno in silenzio. Bravo, bravo. Lavoro rapido e pulito. Ma qualcosa mi dice che non andrà proprio così. No, dai, non ti preoccupare, non succederà tutto questo gran casino, spero. Scusi, signor Crispin, la sua arma. Sì, certamente. Io non c'ho solo un'arma, un arsenale. Il signor Quinn dice che vuoi vedere prima la merce. Voglio sapere per cosa pago. Certo che anche lui... proprio a suo agio in queste situazioni. Che la merce venisse consegnata qui. Dove si trova, Poppy? La sua richiesta è stata accolta. Non tema, è qui. Bravo. Queste sono le regole del signor Quinn. Pagamento solo in contanti o tramite conto sicuro. Per provare una ragazza prima che sia messa all'asta, si paga una piccola quota. Le migliori non hanno offerta massima. Non vogliamo certo svalutarle. Sì, ho capito. Fate in modo che vada tutto liscio. Come faremo a tenere alla larga i colleghi se qualcosa va storto? Quindi uno può provare le ragazze anche prima. Ah già, ora dammi quei soldi. Stare così vicino a quegli stronzi mi fa venire la nausea. Non preoccuparti, presto il capo si occuperà di loro. Qui non so cosa ci sia. Ah. Bene. Qualcuno qui che controlla la mercanzia prima dell'asta. Vabbè.
non possiamo nemmeno correre. Colleziona coltelli, che bel hobby. E qui seguiamo la guida. Lo accompagno dal signor Quinn. Non faranno salire sul palco tutta la merce insieme. Una parte è destinata a uno show privato. Ogni lotto ha un numero di riconoscimento. Teniamo l'efficienza. Quindi ci sono anche i show privati. Mi dicono che lei vuole vedere il palco. Beh, altrimenti come faccio a valutare per bene il vostro lavoro? Ammazza, che brutta roba. Il signor Quinn aspetta. Il signor Quinn è lassù con i rack. Bene, proprio chi ci serviva. Dietro è tutto a posto. Allora. Ehi, ho parlato con il capo. Hanno sparato agli uomini di Quinn. Qualcosa non va. Vuole che controlliamo. Alcuni ospiti vanno sempre dove non dovrebbero. Il resto è tutto. Bene, quindi già sanno che sono successi i casini. Qui abbiamo ok. Con rispetto, sono tuoi gli uomini spariti. È un bel rischio, la sicurezza extra non basta. Dovremo annullare. Una decisione simile ti fa apparire debole. Calma. Fai quello che devi, ma non fare casino. I miei sono stanchi, ma anche sacrificabili, Dirac. Tutti gli uomini sono sacrificabili per lui, eh? Intanto scopri che ha ucciso i miei. È stato lui! È tutto. Signor Crispin. Facciamo la nostra scansione. Ma certo, l'ospite d'onore è arrivato. Siamo l'ospite d'onore. Purtroppo devo andare. Piaciuto il nostro show? Quale? Quello laggiù oppure qui? Ah, il mio socio, il signor Irak. Soldato leale. Ma è giusto. Lei cosa vede quando guarda laggiù? Vedo un grande sfoggio di potere. Il signor Irak vede un'asta perché vede solo i soldi. L'esperienza mi ha insegnato a non farmi manipolare. A non cedere mai. Non riconosco l'accento, signor Crispin. Ho dovuto imparare molte cose per poter arrivare fin qui. So che la fortuna non c'entra affatto. Signor Crispin, sospettano di te. Lo so, ce ne andiamo. Vieni qui, più vicino. Quel tatuaggio è una trasmittente inserita sotto pelle. Proteggono così il testamento. Posso alterare il segnale? Bene. Sì. Segnale alterato. Li ho sentiti parlare di Crispin. Sanno che qualcosa non va. Devi andartene subito da qui. Il seminterrato. Vieni con me. No, non abbandono. Ah. Accidenti. Mi hanno beccato subito. Dai, dai, dai. Quanto ci mette a caricare? Sentiti parlare di Crispin. Sanno che qualcosa non va. Devi andartene subito da qui. Il seminterrato. Vieni con me. No, non abbandono le altre. Ok. Manderemo aiuto. Ieri notte una rapina. Ok, quindi manderemo aiuto per cercare di recuperare anche le altre ragazze. Aumento di concentrazione in una macchinetta del caffè. Ora scendiamo. Da decimi in 10 anni. Stavolta la merce è
cosa. Se si viene a sapere, sono fregati. Non mi interessa la provenienza del prodotto, ma i clienti, beh, hanno gusti particolari. Si sono lamentati per anni. Ora cerco di soddisfare la richiesta. Guarda cosa fa pur di avere del potere. Merda, ma che succede? Mi era stata assicurata la precedenza. Allora, eliminiamo pure questo, che magari è un'altra arma che possiamo utilizzare, perché andare solo di AK, per carità, a me piace la K, però vorrei avere un po' di priorità. Non deve abbandonare l'asta. Se lo vedete, dovete fermarlo. E chi ha detto che mi vedete? Io perlomeno cerco di fare il possibile per non farmi vedere. No, io devo salire là sopra, in pratica. Come ci salgo però là sopra? Pirla. Ma no, per andare là sopra mi sa che ci devo andare. No. Ma diamine ci arrivo io qua sopra, ma. Non da qui di sicuro. Ops, mi stavo per fare beccare. Piano piano li ammazzo tutti. Ah, da qui, ok. Meglio ricaricare l'arma. Ora mi vogliono tutti morto. Qui recuperiamo il nostro piccolo arsenale. Qui abbiamo una porta che dobbiamo aprire. Prendiamo il nostro goblin delle forze speciali. Non capisco perché non corre più. Ah, ecco perché non corre più, perché ci hanno beccato. Qui sfuggire noi non possiamo. Facciamo saltare in aria il posto, che fa sempre figo. Io certe volte ho l'impressione però che i miei punti abilità non siano spesi. Albero dell'abilità. Io avevo una volta in combattimento il giubbo antiproiettile. Perché mi fanno comunque tutto su danno? Vabbè. Come guida, quello che ci interessava principalmente l'abbiamo preso. Ah, prendiamo resistenza alle esplosioni. Prendiamo... Oh... esplosivi aumentati, prendiamo rallentamento concentrazione e via. Proseguiamo verso la nostra fuga senza fare rumore. Qui abbiamo un'altra porta da aprire. Tanto per il momento non sembra che qualcuno sappia dove siamo. Ehi, c'è qualcuno lì? Ti conviene uscire, è meglio. Questo strozzo è... In realtà loro lo sanno che sono qua in giro. Dobbiamo sistemare quella stronza una volta più. Ah, ok. Io voglio usare questo. L'ho lanciato? Ehi, oh, occhio! Perché io sono un po' bastardo, vero? In realtà è morto, ma vabbè. Cazzo, dov'è la sicura? Non c'è la sicura. Non mi sono fatto beccare facendo saltare tutto?
No, si erano messi al riparo giusto per i cavoli proprio. Ah, aumento di concentrazione dov'è? Carichiamo la concentrazione. E via col vento. Oppala. Ehi, oh, attenzione! Questo è stato in aria da solo qui dentro. Noi sfruttiamo l'occasione. Qui ce n'è un altro qua fuori. Ora non c'è più, bene. Oh! Non c'è niente, via! Ci stavano per beccare di nuovo, ragazzi, eh. Ah, finora non mi avete mica beccato, belli miei. Quindi sì, penso di potermi nascondere. Tanto. L'abilità per guardare dove sono non ce l'avete. Vedete? Lavoro pulito, pulito. Ma tanto so che continuano mai guai qua, infatti. È ora di sistemare lo stronzo. Ovviamente continuano i guai qua. Oh, dove sta? Allora, lancia granate. A ripetizione. In realtà non c'è neanche bisogno che lo affronto, levi, se non mi faccio beccare come un coglione. Però questo gli disabilita i rinforzi. Questo l'ho ammazzato così. Via! Nessuno torni senza aver trovato quel pidocchio! Bastardo, ci spara! Non ho capito se era un pidocchio o finocchio. Ehi, ma c'è un buco qui, fammi sparare attraverso il piccolo buco. Che fa tanto fico. Qui non c'è un cazzo. Prosegue. Dove diavolo è andato? Ah, il bello delle armi silenziate, ragazzi. Posso fare tutte le uccisioni che voglio e nessuno mi può beccare. Qui sopra non c'è nessuno. Ero abbastanza sicuro di sì. Ah, eccolo lì qualcuno. Vabbè, ovvio che non vedi un cacchio. Ah, ma c'è un altro Eavi lì. C'è un motivo se lo penso, non credete anche voi? No, l'ultimo! Speriamo di fare abbastanza in fretta prima che ci raggiunga. Facciamo del casino e poi semplicemente svignamocela, perché di ammazzare tutti quanti qui in zona non ne ho voglia. 911, dichiari l'emergenza. Ah, pure. Sparatoria. Barrows di Brandon Docks. Ah, siamo noi che l'abbiamo chiamato il 911. È stata segnalata una sparatoria in corso al Barrows di Brandon Docks. Rispondete. Bene. Quindi noi, ragazzi, siamo riusciti ad entrare nella in questo luogo, nell'asta. Abbiamo fatto un po' di casino e abbiamo una missione secondaria aggiuntiva. Trova anche i compratori sospetti, raggiungi il loro appartamento in piazza per trovare le valigette. Trova tutte le valigette per sbloccare una nuova missione e far saltare il traffico di esseri umani. Puoi sempre tracciare il numero delle valigette dalla ruota dei progressi. Perfetto. Svelerò quello che hanno fatto qui e il cerchio si chiuderà. Ok, vediamo le ultime chiamate. Signor Pierce, già
Bene. Sono preoccupata. Stavo per chiamare la polizia, ma prima ho voluto informarla. No, no, è tutto a posto. A volte lo fa. È stressato. Gli piace andare sui treni. Tranquilla, so dove trovarla. Mi chiami appena sa qualcosa. Se non Ehi, lo trova, dovremo pensavo di poter saltare qui. Andrà tutto bene, davvero. E qui è scappato anche Jax. Preso dallo zio. Bene. E qui abbiamo la prossima missione. O me la fa partire subito, aspetta. Allora, non ho capito se è la nuova missione o se è un obiettivo di missione. Ah no, è una nuova missione, ragazzi. Questa qui la andremo a fare la prossima settimana, allora. Ops. Mi sta per saltare in aria la moto. Mi sta per saltare in aria la moto. Qui Jackson che ci aiuta, che ci cerca. Aspettami, Jax. Vengo a prenderti. E noi, ragazzi, dopo questo, i saluti. Ah sì, è la moto che è scoppiata. Allora, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. In questo caso, mi raccomando, pollici in su e passate dal mio canale, che magari lo trovate interessante, e iscrivetevi. Iscrivetevi perché ci sono tantissime serie interessanti di tutti i tipi. Detto questo, ragazzi, qui da Kister io vi saluto e alla prossima puntata di Watch Dogs. Ciao ciao!